conosciuto i missionari della Consolata che sono andati e partiti, fondati da questo grande santo oggi che celebriamo, per voi che ringraziamo il Signore per l'uomo che è e che sarà per tutti noi della Chiesa. Abbiamo raggiunto un primato nel mondo, il Castelnuovo Don Bosco ha 4 santi e cerchiamo tutti i giorni di mettere in pratica gli insegnamenti della mano, cioè quello di essere straordinari nell'ordinario. Vi era onesta terra di Castelnuovo, terra natal di José Alamano, terra natal di 4 santos, San José Alamano, San José Cafasso, San Domingos Sávio e San João Bosco. E viemos sobre este altar, onde ele celebrou a primeira missa, também nós, missionários da Consolata, para celebrar a ação de graças por este dom de santidade a esta igreja, mas para a Igreja Universal. Estamos felizes e agradecemos ao Senhor por este dom. Mboka oyo San José Fabutama aqui. Esengona eza makasi ya kumona pe ya koyoka ete ye azali musanto ya minei na mboka oyo azali ndenge moko ye mboka moko bauti esika mona Saint Jean Bosco ezali esengo mpona ngai mpona découvrir eloko wana epui spiritualité na ye ezali makasi mingi ya kumona bato baye bauti mikili ebele bango nyonso baza na esengo ya kocelebre canonisation na ye epesi ngai esengo makasi l'expérience ya malamu tokutai na bandeko ya bisika ebelebele vraiment nasepeli mpe napesi nzambe lokumu. È stato il mio grandissimo piacere, un grande grande onore partecipare a questa giornata per celebrare la santità del nostro Sante Alamano, il quarto santo di Castelnuovo Don Bosco. Abbiamo ricevuto con grande gioia i visitatori, i pellegrini e i missionari della Consolata. Tutto Castelnuovo si è mosso in queste settimane per preparare questa grande festività. Grazie a tutte le persone che sono venuti, abbiamo avuto tanto piacere di incontrare persone di tanti paesi del mondo. Grazie, grazie. Ho molto aimé la celebration, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé, e per me c'est un esempio, un modello di foi, parce que nous avons appris che Alamano demandait à ses élèves, c'est-à-dire à ses disciples, c'est-à-dire à ses prêtres, à ses frères et aux religieux de sa congrégation de faire du bien sans faire du bruit et de faire les choses très bien, de manière ordonnée, avec l'ordre, mais sans faire du bruit. Et il avait raison, car vous savez, le bien ne fait pas le bruit et le bruit ne fait pas du bien. La Consolata, mi baraka.